Siamo lodati Gesù e Maria. A questa seconda omelia festiva, fratelli e sorelle carissimi, volevo impostarla un po' proprio sulla parte conclusiva del bellissimo Vangelo che abbiamo letto e che, come tutta la liturgia di oggi, è impostato ed è incentrato sulla importanza fondamentale che ha la preghiera nella vita cristiana. Gesù ha concluso il Vangelo con questa domanda un po' preoccupata, diciamo così: il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Perché fa questa domanda? Abbiamo sentito la parabola che Gesù racconta per insegnare la necessità di pregare sempre senza stancarsi. Questa vedova che aveva una causa in corso con un avversario che va da questo giudice che non era onesto e equo, non gli importava niente di nessuno, insomma, e che lei esaudisce soltanto per la sua insistenza. Ieri sera durante l'omelia spiegavo che dietro questo avversario di cui si parla nel Vangelo c'è la figura dell'avversario del genere umano, che è purtroppo il diavolo, il principe degli spiriti ribelli, e il motivo per cui dobbiamo pregare è perché dobbiamo avere dal Signore la grazia di poter combattere anche noi contro il diavolo, che non è un'entità astratta, ma è purtroppo uno spirito intelligente che si gira intorno, come diciamo nella preghiera a San Michele al termine della messa, per perdere le anime, quindi per farci del male, nella misura in cui certamente ci riesce, può, noi gli apriamo le porte, Dio gli consente, e però con il fine ultimo anche di portarci all'eterna rovina. E noi non possiamo combattere da soli questa battaglia, c'è bisogno dell'aiuto del Signore. La figura stessa della vedova, voi sapete che in antichità ancora più che oggi la vedova è proprio l'immagine, una donna sola a quei tempi, tanto è vero che le vedove e gli orfani, penso che ricordiamo nella Sacra Scrittura, sono tra le persone protette e difese da Dio in persona, perché essendo proprio l'immagine della debolezza stessa devono essere assolutamente difese. Il Signore le considera come pupilla dei suoi occhi. La vedova è l'immagine di chi ha bisogno di essere aiutata, perché non può fare da se stessa. Allora la preghiera è vitale per la nostra vita, primo perché dobbiamo combattere contro chi è più forte di noi, e secondo perché noi siamo proprio costituzionalmente poveri, deboli, bisognosi di aiuto, e quando preghiamo noi attestiamo questa richiesta di aiuto. Ora però Gesù dice: attenzione, troverò la fede sulla terra. Per che senso? Primo perché se io non sono convinto di queste verità di fede, io non prego. Cioè, per pregare ci vogliono una serie di idee chiare che vengono certamente dalla fede, che mi persuadono sull'importanza e sulla necessità della preghiera, altrimenti io non prego. Per pregare, dice, uno, io devo credere che Dio esiste. Noi siamo tanto sicuri che Dio esiste veramente, capite? Cioè, è chiaro che più o meno tutti quanti abbiamo una percezione di fede, altrimenti non staremmo qui. Ecco, ma proprio la fede non soltanto nell'esistenza astratta di Dio, ma nella sua esistenza reale, nella sua vicinanza a noi, nella sua volontà di farci del bene e nel fatto che questo si mette in moto tanto quanto preghiamo, è qualche cosa da rinnovare quotidianamente. Così come il fatto che noi abbiamo bisogno, così come il fatto che le grazie ci servono dal Signore per combattere il combattimento spirituale, perché la vita terrena, ridavamo ieri al Catechismo degli Adulti, questo lo insegna la Chiesa, è un tempo di passaggio, noi non siamo eterni qui, capite? Non lo siamo, cioè, siamo qui fino a un certo punto, ma dopo qui cosa c'è? Punto interrogativo. Cosa c'è dopo qui? Sono anche concetti e verità che noi impariamo dalla fede, perché è la fede che ti dice che cos'è la morte, perché c'è la morte e che cosa ci aspetta dopo la morte, che cosa può succedere dopo la morte. Ed è in base a queste convinzioni di fede che io scelgo di vivere un certo modo e stile di vita o un altro modo e stile di vita. Perché chi non crede a niente, chi crede che la vita terrena sia l'unica cosa che esiste, come tutti sappiamo, che fa? Mangia, beve, dorme, cerca di divertirsi il più possibile, perché la vita passa presto e finita la vita si va al cimitero, dopo il cimitero c'è il nulla e quindi bisogna godersi il più possibile. È chiaro, no?
È evidente che un credente non ha questa visione della vita, ne ha un'altra, perché crede altre cose. Allora, la nostra fede deve essere però coltivata, perché la fede si può perdere anche, può diminuire, può diventare fredda, può diventare non viva e nella peggiore delle ipotesi perde. Se San Paolo nella seconda lettura esortava Timoteo, che Timoteo era un vescovo da lui stesso messo a capo della chiesa di Efeso, a confermare i suoi nella fede, ma cosa che neanche lui può fare se non coltiva e fa in modo che la sua personale fede di lui vescovo sia forte e salda e capace anche di stare dinanzi a quella dei suoi fedeli. E gli rivolge queste esortazioni: figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Bellissima questa espressione. Quindi tu che sei vescovo hai come compito principale quello di aiutare i fedeli ad essere forti nella fede, e tu gliela devi insegnare, gliela devi predicare. Dicevamo sempre che era l'incontro di catechismo per adulti. Ecco, noi per esempio dai ministri della Chiesa che cosa chiediamo e che cosa ci aspettiamo, punto interrogativo? Perché il compito principale dei ministri della Chiesa, in primis il Papa, che è proprio da Cristo il compito di confermare i fratelli nella fede, è questo. Perché la Chiesa non esiste semplicemente come realtà di questo mondo. La Chiesa esiste per portare le persone al cielo, e al cielo ci si arriva attraverso la fede. Allora, tu anzitutto devi rimanere saldo in quello che hai imparato. Da quello che San Paolo scrive, Timoteo era stato educato bene nella fede fin da quando era piccolino. Conosci coloro da cui lo hai preso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Qui, se ci fossero un po' di genitori giovani, bisognerebbe aprire una bella parentesi sull'educazione religiosa dei figli, che è fondamentale, per quello che si impara da bambini e che trasmettono i genitori non è, come dire, supplibile da nulla e da nessuno. Se c'è è un grande patrimonio, se non c'è è una grande lacuna, una grande mancanza che uno si porta a vita. Ecco, però la fede va fermamente conservata e va rinsaldata. Allora, come si fa a fare questo qui? Dobbiamo fare in modo che la nostra fede sia curata. Dobbiamo formarci, dobbiamo curare la nostra formazione continua in tutti quanti le forme, i modi e i mezzi possibili, anzitutto dedicando del tempo e degli spazi all'approfondimento delle verità di fede. Ecco, tenendo presente, qui dobbiamo chiedercelo, ecco che, capite, noi qui su questa terra ci stiamo 70 anni, 80 anni, 90 anni, ma quello che la fede ci insegna è che finita la vita terrena comincia la vita che non finisce mai. 80 anni o 90 anni o 100 anni in confronto all'immortalità sono nulla. Allora una persona evidentemente accorta, responsabile, prudente, intelligente deve assolutamente fare in modo di mettere al sicuro non soltanto la vecchiaia, capito? Noi siamo molto preoccupati di mettere al sicuro un pochino di soldi della pensione e conti in banca, perché al termine della vita possiamo starcene tranquilli, per carità, questo è umanamente comprensibile, ma è ancora più importante mettere al sicuro la vita eterna. E la vita eterna la mettiamo al sicuro se la nostra fede è salda ed è ben formata, perché per raggiungere la vita eterna bisogna vivere una buona vita cristiana qui, altrimenti la vita eterna non è qualche cosa da dare per scontato, come sempre abbiamo insieme meditato durante l'incontro del catechismo degli adulti. Quindi chiediamo al Signore in questa Santa Messa, ecco, di aiutarci a comprendere come sia importante da parte nostra curare la crescita della nostra fede. La preghiera stessa, quanto più si prega tanto più la nostra fede cresce, ma al tempo stesso la preghiera chiede una grande fede nel Signore, in tutti quanti quei presupposti e quei requisiti che ci fanno comprendere quanto la preghiera sia necessaria e importante per la nostra vita, e come sia importante rivolgere al Signore perché possa esaudire e donarci tutte le grazie di cui abbiamo bisogno. Siamo nel mese del Rosario, un ottimo tempo in cui riscoprire soprattutto questa potentissima preghiera per mezzo della quale, come la Madonna ha promesso, sono grandi e numerosi le grazie che si ottengano da Dio. Ecco, ci aiuti la Madonna anche in questo mese a pregare o a ricominciare a pregare il Santo Rosario,
a pregarlo meglio e, se possibile, a pregarlo anche con un po' più di frequenza, di regolarità e possibilmente, chi ci riesce, anche tutti i giorni del mese di ottobre. Siamo nati Gesù e Maria.